Anche gli studenti delle scuole paritarie tornano in classe. Siamo all'Istituto Val di Savoia di Catania per capire come si sono organizzati in vista di questo ritorno a scuola. Dirigente, come si sta organizzando la scuola Val di Savoia in merito agli orari? Abbiamo cercato di evitare assembramenti e quindi abbiamo pensato di scaglionare gli orari di entrata, per cui i ragazzi del liceo scientifico entrano la mattina alle ore 8:15, mentre i ragazzi dei tre indirizzi dell'Istituto Tecnico dell'Informatica, del Turismo e di Amministrazione, Finanza e Marketing entrano alle 8:30. E ovviamente anche gli orari di uscita sono già sfalsati, perché i ragazzi dello scientifico escono 15 minuti prima, mentre i ragazzi dei tre indirizzi del tecnico escono 15 minuti dopo. Professore, come stanno reagendo gli studenti al distanziamento? Diciamo che gli studenti stanno reagendo molto bene. In questi primi giorni abbiamo notato che, nonostante sia ovvio che dei ragazzi sono in quell'età in cui è difficile riuscire a tenerli fermi per un determinato periodo durante la giornata, diciamo comunque sia per tutto quello che hanno passato, sia il lockdown e via dicendo, sia anche perché sono comunque molti di loro sono responsabili, sono responsabilizzati, stanno riuscendo molto bene. Ognuno di loro tiene la mascherina, tranne quando è ovviamente seduto, ognuno di loro riesce a stare nel proprio posto assegnatogli, nel proprio banco, uno di questi, diciamo che riescono a mantenere quel distanziamento sociale che viene loro chiesto. Ovviamente anche per ovviare al fatto che è difficile, ripeto, tenere fermi dei ragazzi per un periodo come 5, 4, 6 ore, abbiamo anche deciso di attuare la cosiddetta didattica mista, ossia una didattica che sia sì in presenza ma anche a distanza. Dirigente, come vi siete organizzati per quanto riguarda le mascherine e gli altri dispositivi di sicurezza? Nel mese di agosto abbiamo lavorato allegramente per cercare di mettere a punto tutti i dispositivi di sicurezza nella scuola e quindi abbiamo messo segnato le vie di entrata e di uscita, anche la disposizione dei banchi, siamo stati attenti al metro di distanza dalla cattedra tra un banco e l'altro, abbiamo messo la segnaletica e tutto quello che può servire per rendere sicuri appunto gli ambienti per i nostri alunni. Per quanto riguarda le mascherine, i ragazzi vengono a scuola già con le mascherine, come del resto anche i docenti, anche io e anche tutto il personale della scuola. Ma abbiamo una bella scorta qui in istituto, quindi per i ragazzi che l'hanno dimenticato oppure che hanno bisogno anche di averne un'altra durante la giornata, noi la forniamo immediatamente. Professoressa, la scuola ha organizzato una didattica digitale integrata? Sì, assolutamente. Quest'anno siamo partiti, diciamo, già sicuramente più pronti rispetto allo scorso anno scolastico. L'anno scorso siamo stati un po' proiettati in questa nuova realtà che nessuno si aspettava con lockdown, però devo dire che i ragazzi hanno avuto l'opportunità di poter seguire le lezioni tramite piattaforma e hanno risposto abbastanza bene, più del previsto. Quest'anno siamo partiti in maniera diversa, sicuramente più preparati. E, tra le altre cose, diamo l'opportunità anche a coloro che non possono seguire, non possono venire fisicamente a scuola per motivi di salute comunque comprovati dalla scuola con tanto di giustificazione, possono seguire da casa perché durante la lezione sarà possibile avere un computer e un collegamento in modo che possano interagire con la classe.